Direi di partire con le slide. E appunto, stasera parleremo del network marketing e dello schema Ponzi, cioè quando il network marketing diventa uno schema Ponzi e quindi diventa qualcosa, buonasera Mirko, che non è più, che non è più legale. Insomma, prima di entrare nel vivo del webinar, ci tengo a presentare per tutti coloro, che siete tantissimi che vedo che non ci conoscono, tra tutti voi che ci siete, chi è lo studio allievi e di cosa si occupa. Diciamo che per parlare dello studio allievi non basterebbe un webinar, ma cercherò di essere breve e di spiegarvi di cosa ci occupiamo. Lo studio allievi è composto da un team di consulenti specializzati nelle nuove professioni del digitale. Grazie al nostro team, assistiamo imprese e professionisti in tutti gli aspetti contabili e amministrativi per ottenere una migliore strategia fiscale, un'ottimale strategia fiscale. Ci distinguiamo dagli altri professionisti del settore perché, oltre a conoscere le materie classiche, ci siamo specializzati in tutte quelle che sono le nuove materie del mondo digitale. E quindi assistiamo non solo dal punto di vista classico, dalla contabilità classica, i nostri clienti, ma soprattutto in tutta quella che è l'evoluzione digitale. E siamo in grado di assisterli a 360 gradi, non solo per il versante contabile, ma anche per quello legale. Grazie appunto a degli avvocati di cui faccio parte, a un team di avvocati di cui faccio parte, assistiamo i nostri clienti anche su quelle che sono tutte le tematiche legali che li possono riguardare. E anche in questo caso, in qualità di legali, ci siamo specializzati non solo nelle materie classiche di diritto, ma anche in tutte quelle che sono le nuove materie, anche in questo caso, degli ultimi anni che si sono affacciati con lo sviluppo dell'era digitale. E anche il tema di cui parleremo stasera è proprio un tema di ambito legale perché parleremo proprio della legge del network marketing e scopriremo, impareremo insieme questa sera come distinguerlo e quali campanelli d'allarme valutare per distinguerlo da uno schema illegale definito schema Ponzi, vedremo anche perché, per evitare appunto di entrare in un sistema piramidale che non rispetti i requisiti di legge della legge 173 del 2005. Prima di partire proprio con la prima slide dedicata al tema di stasera, vi invito a rimanere collegati fino alla fine, non solo per farmi tutte le domande che vi dovessero sorgere durante il webinar, ma anche per scoprire la sorpresa, per scoprire insieme la sorpresa che abbiamo riservato a tutti voi che state partecipando al webinar. Partiamo allora. Che cos'è il network marketing? È conosciuto come network marketing o multilevel marketing, sono la stessa cosa perché è una struttura che si basa, come vedremo, su più livelli. In base alla legge a cui accennavo prima, quindi la legge del 17 agosto 2005, la numero 173, è un modello di business basato su una rete di distributori indipendenti, che vendono prodotti o servizi di un marchio alla propria rete di conoscenze o comunque ai propri contatti. Ho sottolineato la parola indipendenti perché cosa ci dice in merito a distributori che poi, unitamente ovviamente ai consumatori, sono il fulcro, il cuore di questa legge. I distributori inizialmente, come vedremo, entrano come promoter in un network marketing e non hanno l'obbligo di aprire la partita IVA. Nel senso possono farla come attività, ad esempio, in presenza di determinati requisiti che andremo ad analizzare parallela alla propria attività principale, purché non superino un reddito oltre i 5.000 euro netti, circa 6.400 lordi. Al superamento di tale reddito si è obbligati ad aprire la partita IVA e quindi diventare incaricati alle vendite con partita IVA, a meno che l'azienda presso la quale lavoriamo non ci assuma proprio come lavoratori dipendenti, perché è possibile anche essere assunti, la legge dà questa possibilità. E appunto vengono vendute
i prodotti o i servizi di una determinata azienda inizialmente alla propria rete di conoscenze, che poi si dovrà ampliare proprio per creare una propria rete di distributori. Ma prima di vedere bene come funziona a livello proprio di struttura, quindi di modello di business, analizziamo per capire quali sono le fondamenta del network marketing. Cosa dovrebbe spingere un consumatore, colui che è prima consumatore, a diventare poi un incaricato? E analizziamo proprio le due parole, network e marketing. Network cosa indica? Indica la costruzione di relazioni a lungo termine e di una buona reputazione nel tempo. Attraverso un buon network, si possono incontrare e conoscere persone che possono aiutarci o che noi possiamo aiutare. Per far crescere la nostra carriera. È proprio su questo che si basa il network marketing, cioè attraverso la creazione, creando quindi e coltivando delle relazioni, si andranno a costruire dei legami che ovviamente devono basarsi sulla fiducia. E in questo modo, oltre a vendere i prodotti, riusciremo anche eventualmente a reclutare altri soggetti da fare entrare nel nostro network marketing. Ma la fiducia non basta, perché un network marketing che si rispetti, come funziona l'ingresso? Non si entra subito come incaricati, ma normalmente si chiede, è necessario che il potenziale incaricato sia stato prima un consumatore. Questo perché? Perché deve aver provato il prodotto e aver capito la validità dello stesso per poi poterlo promuoverlo eventualmente ad altre persone. In quanto la maggior parte del network marketing è richiesto proprio che si sia prima consumatori, questo per poter anche permettere agli incaricati che magari non hanno una formazione tipica proprio degli incaricati alle vendite, detti alle vendite, di poter riuscire a poi a rivendere, a vendere, a trovare altri contatti per vendere i prodotti, proprio perché l'hanno testato in prima persona e ne conoscono le qualità. Vediamo poi la parola marketing. Marketing indica appunto quel processo volto ad attirare l'interesse delle persone su un determinato prodotto o servizio. Quindi vediamo che, unendo le tue parole, network e marketing, io creo costruisco una rete di relazioni a lungo termine, in modo tale, basata sulla fiducia soprattutto, che riesco ad attirare delle persone a o a comprare un prodotto o viceversa ad avvicinarsi al mio mondo, al mio modello di business e quindi a volerne farne parte. Come vi dicevo, il network marketing è conosciuto anche come multi-level marketing, perché prevede un sistema in cui ogni venditore interessato a vendere prodotti o servizi di un'azienda viene contrassegnato da un codice identificativo nel momento in cui assume l'incarico di incaricato proprio. Tutti coloro che poi successivamente diventeranno distributori reclutati dal primo, quindi collegati al primo venditore, avranno un codice identificativo che andrà collegato al primo venditore. Si crea quella che viene chiamata in gergo una downline, cioè una rete al di sotto di me, che sono stato il primo venditore e ne ho reclutati degli altri. È importante il codice identificativo, perché tramite questo codice verranno poi calcolate le provvigioni sia sulla vendita diretta che su quella indiretta, anche se parlare di vendita è un po' improprio, perché, come poi vi spiegherò successivamente, in realtà l'incaricato alle vendite raccoglie soltanto degli ordinativi, ma di fatto la vendita effettiva avverrà sempre tra la nostra azienda madre di network marketing e il consumatore finale. Infatti, nelle slide successive vedremo che una delle caratteristiche per poter essere incaricati all'ambiente di un network marketing è quella di non avere un proprio e-commerce o uno shop online, ma semplicemente di raccogliere degli ordinativi presso i consumatori.
Appunto, il network marketing non può essere qualificato come una vendita diretta. Perché? Perché innanzitutto il promoter, come dicevo, ha la possibilità di reclutare altri soggetti all'interno del proprio sistema per accrescere la propria rete e quindi portare poi conseguentemente guadagni maggiori anche all'azienda presso la quale lavora. E poi, come vi anticipavo prima, perché? Promoter e distributori non possiedono né gestiscono un personal shop online dal quale acquistare i prodotti o servizi per conto dell'azienda che li produce. Cosa vuol dire? Come possiamo ovviamente promuovere questi prodotti nel caso in cui siamo degli incaricati? È ovvio che prima, diciamo proprio il nome della legge 173, indica coloro che sono incaricati con la vendita porta a porta. La legge risale comunque al 2005, siamo nel 2024, sono passati quasi 20 anni, è ovvio che non ha tenuto conto, diciamo, dello sviluppo del mondo digitale, quindi dell'e-commerce e di tutti gli shop online. È ovvio che può essere applicata e quindi posso anche promuovere non andando semplicemente presso il domicilio del consumatore, ma anche tramite, un sito web. Come deve essere questo sito web per poter essere conforme alla normativa? Deve essere quello che viene definito un sito web vetrina sostanzialmente, cioè io col mio sito posso promuovere, attraverso il mio sito posso promuovere i prodotti dell'azienda presso la quale lavoro. È ovvio che in questo caso dovrò chiedere per utilizzare eventualmente marchi, loghi, il permesso, tale possibilità all'azienda. E sarà un sito vetrina nel senso che poi il consumatore, coloro che fanno parte della mia rete di conoscenza, che quindi arrivano al mio sito, tramite un link saranno direttamente collegati per l'acquisto dei prodotti al sito web dell'azienda madre. E quindi la transazione commerciale vera e propria, il pagamento, verrà effettuato esclusivamente sul sito dell'azienda madre. Non può essere assolutamente effettuato sul nostro sito web, perché in questo caso ci sarebbe proprio una vendita diretta che è preclusa dalla legge 173. Come abbiamo visto, quindi è un sistema decentralizzato dove l'azienda sostanzialmente si affida a una rete di persone che promuovono e vendono appunto tramite l'azienda stessa i prodotti. Lo scopo ovviamente dell'azienda è quella di ampliare la propria, diciamo, il proprio bacino di utenti, ovviamente, grazie al lavoro che andranno a svolgere gli incaricati. Viceversa, l'incaricato guadagnerà una provvigione sui prodotti, sugli ordinativi più che prodotti che riuscirà a vendere, sugli ordinativi che verranno fatti e che saranno collegati al suo codice identificativo, perché nel momento in cui un consumatore acquisterà sul sito dell'azienda, l'incaricato che lo ha portato ad acquistare o tramite il sito web o perché proprio ha fatto l'ordinativo, ha raccolto l'ordinativo con le modalità classiche della vendita porta a porta, dovrà comunque indicare sul sito il codice identificativo del promoter in modo tale che poi l'azienda possa ricondurre a quello determinato promoter la vendita effettuata. Ma quindi vediamo un attimo, come ho detto, il promoter è al centro della normativa del network marketing. Come vi ho detto, adesso vedremo chi è il promoter e può essere un incaricato con o senza partita IVA e questo dipende dal reddito che produce con gli ordinativi che riesce a far arrivare presso l'azienda madre. Inoltre, vengono richiesti al promoter anche dei comportamenti che siano in linea sia con il codice etico e con il regolamento che adotta il network marketing presso il quale lavoriamo. Infatti, ogni network marketing che sia conforme alla normativa di cui stiamo parlando avrà sempre un regolamento a cui fare riferimento con delle norme di condotta proprio su come devono comportarsi i venditori, cosa possono fare e cosa non possono fare.
E il regolamento, diciamo, viene creato ad hoc per ogni network marketing. Ci sono però delle norme basi per tutti, come ad esempio quella riguardante il tesserino di riconoscimento. Infatti, nel momento in cui voi deciderete di diventare promoter di un'azienda di network marketing, dovrete avere, l'azienda stessa vi dovrà ovviamente fornire, un tesserino di riconoscimento che dovete per legge sempre mostrare ogni volta in cui siete davanti a un potenziale consumatore. E proprio perché siete davanti a consumatori, dovrete inoltre comportarvi e adottare tutte quelle misure, anche per quanto riguarda la vendita ad esempio non aggressiva assolutamente, tutta la normativa insomma del codice del consumo. E mio suggerimento, prima di entrare a far parte di un multilevel marketing, dovete assicurarvi che l'azienda presso la quale state entrando a far parte sia proprio conforme alla normativa del consumatore e lo vada a tutelare. Ma appunto, vediamo un attimino chi è il promoter. Il promoter è colui che, con o senza vincolo di subordinazione, promuove direttamente o indirettamente la raccolta di ordinativi di acquisto presso consumatori finali per conto delle imprese che appunto esercitano attività di vendita a domicilio, quindi svolgono attività di multilevel marketing. Come ci ricorda anche la slide, come ho detto, ci possono essere anche promoter che vengono proprio assunti dall'azienda come lavoratori subordinati, quindi in quel caso ci può essere un vincolo di subordinazione. Ovviamente i beneficiari dell'opera del promoter sono le imprese, perché saranno loro ad effettuare la vendita, le quali appunto per garantire la buona riuscita della promozione del prodotto o del servizio, perché si possono promuovere anche servizi, dovrà dare il massimo supporto. E questo è un primo campanello positivo, come vedremo, perché nel momento in cui l'azienda presso la quale lavoriamo o decidiamo di lavorare ci fornisce tutto il supporto necessario per poter proprio svolgere il nostro lavoro nel migliore dei modi, questo è un campanello assolutamente positivo. Perché? Perché ogni network marketing che agisce in modo legale, come funziona la formazione? Innanzitutto, il primo nostro formatore referente sarà l'incaricato che ci ha reclutato, che ci ha quindi invitati ad entrare nel network marketing. Sarà quest'ultimo che ci insegnerà, diciamo, innanzitutto com'è il regolamento, il codice etico, come avvengono le modalità di vendita e come comportarci nei confronti di potenziali clienti. E in secondo luogo, l'azienda madre, quindi la nostra azienda presso la quale lavoriamo, dovrà supportarci tramite anche dei corsi di formazione. Alcuni possono essere gratuiti, altri a pagamento, ma l'importante è che ci sia la presenza di entrambi, quindi non solo corsi a pagamento, con i quali appunto andremo ad essere formati sia per quanto riguarda poi le nostre tecniche di venditori, quindi per ampliare le nostre capacità, e anche per quanto riguarda ovviamente i prodotti, eventuali novità e come far arrivare il messaggio in modo più diretto e efficace nei confronti dei consumatori. Attenzione però, appena della configurazione della vendita al dettaglio, come vi dicevo prima, quindi onde evitare vendita al dettaglio, il promoter deve solo raccogliere ordinativi, non può acquistare e poi rivendere a terzi. Cioè, quindi cosa vuol dire? Io ci tengo sempre tanto a sottolineare questa parte perché a volte ci sono aziende poco chiare e si rischia di sbagliare. Cosa vuol dire? Vuol dire, come vi ho detto prima, vediamo un attimo le altre slide, poi spiego meglio il concetto, che appunto la raccolta avviene sotto il link di affiliazione che permette al cliente di acquistare direttamente dal sito web dell'azienda promotrice. Vuol dire che innanzitutto noi cosa non possiamo fare? Uno, vendere direttamente i prodotti dell'azienda, quindi non è che l'azienda dice io ti do questi prodotti, ad esempio il comodato d'uso, tu me li vendi. Poi mi porti il ricavo. No, si dovrà acquistare sempre tramite, i consumatori dovranno sempre acquistare tramite i canali ufficiali dell'azienda. Ulteriore
vincolo è che io non posso in qualità di promoter, esempio, dire acquisto 100 prodotti e poi li rivendo marginandoci sopra, cioè li acquisto a 5 euro e li vendo a 7 o a 8. Assolutamente no, perché in questo caso si va nella vendita al dettaglio e non si è più nell'ambito del network marketing della legge 173. Quindi stiamo bene attenti. Ma quindi vediamo come potrà guadagnare sostanzialmente il promoter. Il promoter guadagnerà quindi una provvigione su tutti gli ordinativi raccolti, che saranno poi venduti dall'azienda madre. Attenzione perché anche qui gli ordinativi non implicano che la vendita sia andata a buon fine, perché può capitare che il promoter in una giornata raccolga 50 ordinativi, poi in realtà ne vengono acquistati la transazione commerciale, la vendita si effettua solo per metà, per un terzo. Ecco, la provvigione ovviamente sarà calcolata solo per gli acquisti andati a buon fine da parte del consumatore, non per chi poi magari ci ripensa e non acquista più il prodotto. E i guadagni possono derivare da una vendita diretta o indiretta. Tra l'altro vedo Mirko che ci sta facendo una domanda che ci chiede: al primo acquisto usa il link e il nostro codice, ma dalla seconda volta che vuole prodotti dall'azienda madre non c'è il rischio che vada diretto? Allora, sì, potrebbe esserci, ma sostanzialmente Mirko, nel momento in cui un consumatore acquista tramite un sito, tutti i siti di network marketing ti fanno acquistare normalmente creandoti proprio un proprio account, e tu tra i dati dell'account vai a mettere il link del tuo incaricato e resta quello, a meno che di solito non c'è la possibilità di cambiare incaricato, a meno che non ci si trasferisca. Anche se per gli incaricati non sono agenti di commercio, gli incaricati a domicilio, quindi non hanno una zona esclusiva, ma possono operare in tutto il territorio senza esclusività della zona. Ecco, diciamo che innanzitutto il consumatore acquista di base sempre con lo stesso incaricato, proprio perché l'incaricato ha creato il proprio network, quindi ha costruito le proprie relazioni di fiducia. E questo dal punto di vista, diciamo, teorico, è normalmente così avviene. Dal punto di vista pratico, cioè proprio nel momento in cui si crea il proprio account su un sito, c'è il codice identificativo dell'incaricato e tutti gli acquisti che facciamo normalmente vengono già in automatico inseriti sotto quel codice. Quindi, come dicevamo, i guadagni, spero di essere stata chiara, se hai altre domande inseriscile pure ovviamente. I guadagni possono derivare attraverso promozione diretta o indiretta. La promozione diretta, ovviamente, c'è cioè il promoter, l'incaricato, che contatta direttamente i potenziali clienti, quindi i potenziali consumatori, ai quali andrà a proporre l'offerta, completando direttamente la raccolta. Quindi sostanzialmente io trovo i miei clienti, i miei consumatori, raccolgo gli ordinativi, loro effettuano la transazione commerciale sul sito dell'azienda. E io guadagnerò una provvigione su il prodotto acquistato. Indiretta, ed è questo il punto interessante, che è uno dei punti ovviamente che distingue da uno schema Ponzi. Io promoter, che sono il primo, insegno le modalità di vendita diretta, quindi insegno ai miei incaricati che ho reclutato, e la reclutazione che ho fatto, ovviamente l'incaricato non è sta, cioè non paga per entrare nel network marketing, e io non vengo pagato, quindi non ho un bonus, una provvigione sul numero di candidati che ho reclutato. Assolutamente no, altrimenti, come vedremo, siamo in uno schema Ponzi e quindi in un network marketing illegale. Io insegno a coloro che ho reclutato le modalità di vendita diretta, cioè come contattare, come promuovere i prodotti, e come appunto crearmi una rete di conoscenza, un network, ma non la eserciterò mai personalmente per la rete di conoscenza dell'incaricato che ho reclutato. Nel momento in cui poi l'incaricato che ho reclutato costruirà a sua volta una rete di conoscenza che gestirà lui, io, siccome l'ho reclutato,
riceverò delle provvigioni, non ripeto, per averlo reclutato, ma sulle vendite e sugli ordinativi che farà l'incaricato stesso. E questo è proprio il concetto di multilevel marketing, e anche per questo si chiama multilevel, perché abbiamo più livelli, più incaricati. Ovviamente più si ha esperienza, più si lavora da tempo, più si raggiungeranno anche posizioni apicali, ci saranno piani marketing dove riusciremo a raggiungere posizioni sempre più in alto all'interno del multilevel, e io man mano guadagnerò non su chi recluto, ma sugli ordinativi che andrà a fare colui che ho reclutato grazie ai miei insegnamenti. Ma anche lì, altro aspetto fondamentale, io non farò mai il lavoro di chi ho reclutato nella rete di network che si è costruito il nuovo incaricato. Spero di essere stata chiara. Andiamo avanti perché la normativa che stiamo trattando, a dire la verità, è molto breve, è una delle leggi più brevi forse che abbiamo, però è chiara, è precisa e impone dei paletti molto stringenti. Perché? Presso chi possono essere acquisiti gli ordini? Il cliente deve essere una persona fisica senza partita IVA. Cosa vuol dire? Vuol dire che l'acquirente può sì essere un commerciante, un artigiano, un libero professionista, ma l'ordine deve essere effettuato al di fuori dell'attività imprenditoriale o professionale svolta con la partita IVA. Questa è la stessa distinzione, diciamola, è uguale a quella tra consumatore e professionista. È ovvio che un professionista in determinate condizioni può essere anche un consumatore. Ecco, per poter acquistare da un incaricato deve rivestire proprio la qualità di consumatore e non di professionista, anche se al di fuori di quell'acquisto è un professionista. Quindi non potrà essere né un commerciante, né un artigiano, né un libero professionista. E non potrà essere quindi una persona giuridica, né società di persone, capitale, associazione, fondazione o cooperativa. Io posso vendere solo presso persone fisiche. Vi faccio un esempio per chiarire, diciamo, il concetto. Esempio, io sono un avvocato e acquisto un computer con la mia partita IVA strumentale alla mia attività, quindi che mi serve per svolgere la mia attività. In questo caso io sono un professionista. Un mese dopo acquisto un computer come persona fisica che non è strumentale alla mia attività, ma lo acquisto per fare un regalo a mio figlio. Ecco, in quel caso io sto rivestendo la qualifica di consumatore, perché ho sì la partita IVA, ma quel computer lo sto acquistando al di fuori dell'attività di impresa. Conseguentemente potrò acquistare in un multilevel marketing e dovrò essere tutelata come consumatrice. Quindi dovrò rifarmi nel momento in cui sottoscrivo, acquisto un prodotto, a tutte le norme previste nel codice del consumo, che ovviamente, vedendo il consumatore, apro qui una parentesi, come un contraente debole, perché normalmente quando si fa una vendita su un e-commerce, ma anche in un negozio, il consumatore accetta le condizioni del venditore, non ha possibilità di trattativa, quindi è considerato un contraente debole e ha maggiori tutele rispetto a colui che è un professionista che non è visto appunto come tale. Spero di essere stata chiara, vi invito sempre a fare domande se ci dovesse essere qualche dubbio. Ma vediamo un attimo, tutti possono diventare promoter, cosa ci dice in merito alla normativa? La normativa ci dice che in linea generale tutte le persone fisiche possono diventare promoter. L'importante è che abbiano piena capacità di agire. Diciamo che non ci sono limitazioni particolari per diventare incaricati alle vendite, vengono richiesti ovviamente quelli che vengono definiti i cosiddetti requisiti di onorabilità, cioè non aver riportato condanne, eccetera, e viene richiesta la capacità di agire. La capacità di agire è proprio una condizione necessaria per stipulare i contratti e quindi contratti che abbiano valenza legale. Quindi, conseguentemente, tutti coloro che sono minori non potranno diventare dei promoter. Tuttavia, però, attenzione, perché nel caso in cui il promoter
dovesse svolgere anche un'attività parallela e principale rispetto a quella del network marketing, ci sono delle incompatibilità, ci potrebbero essere incompatibilità occupazionali che non permettono di svolgere anche l'attività di incaricato. Come vi dicevo, normalmente appunto l'incaricato alle mente viene fatto come lavoro extra, se, soprattutto se si fa senza partita IVA, quindi nel limite di 5.000 euro netti. Però c'è da fare attenzione perché ci sono proprio dei casi, alcuni lavori che non permettono di svolgere un'altra attività. Quali? Innanzitutto avvocati, notai, commercialisti, medici, dipendenti di banche o di altri istituti di credito, mediatori immobiliari e i dipendenti pubblici. Tutte queste categorie sostanzialmente è vietato svolgere attività che è appunto attività di network marketing, il cui interesse, diciamo, viene definito che si dice che prevale sull'attività principale. Inoltre, per alcuni di questi professionisti, ad esempio come i mediatori immobiliari, gli avvocati o commercialisti, è vietato proprio dalla normativa di categoria fare altre attività professionali al di fuori della propria. Però attenzione se siete dei dipendenti pubblici o se comunque lavorate in banche o istituti di credito, anche in questo caso non potrete svolgere attività di network marketing. Invece, per tutti coloro che dovessero essere dipendenti nel settore privato, è possibile svolgere un'attività parallela del genere. Ovviamente il mio consiglio è quello di controllare sempre il contratto che avete sottoscritto con la vostra azienda o col datore di lavoro per vedere che non ci siano proprio patti di non concorrenza o eventuali, non lo so, patti di riservatezza che impediscono lo svolgimento di altre attività. Inoltre sottolineo che l'attività può essere svolta anche da un pensionato. Se si è pensionati non ci sono limiti, tuttavia colui che è pensionato dovrà dichiarare al proprio ente pensionistico tutti i redditi percepiti nel corso dell'anno solare che non sono ricollegabili, che non sono direttamente derivati dalla pensione. Per il resto anche i pensionati possono esercitare tale attività. Ma quindi, vediamo un attimino, quando il network marketing diventa illegale, vediamo cos'è uno schema Ponzi nello specifico, guardiamo anche un po' di storia e soprattutto quali sono i campanelli d'allarme da valutare, perché a volte non è così semplice, almeno inizialmente, capire se si è uno schema legale o meno. Innanzitutto, quando il distributore guadagna in percentuale al numero di persone che riesce a reclutare, o che fa entrare nella community dell'azienda madre, invece che sul numero di vendite raggiunte a livello personale, come abbiamo detto prima, quindi in vendita diretta o indiretta. In questo caso, se il distributore guadagna la propria percentuale da chi ha reclutato, siamo di fronte a quello che viene definito uno schema Ponzi. Perché si chiama Ponzi? Che cos'è? È una tecnica sostanzialmente che prende il nome proprio da Charles Ponzi. Chi era? Era un immigrato italiano negli Stati Uniti che è diventato famoso per una truffa su larga scala. Cosa fa Ponzi? Nel 1919 propone un'opportunità di investimento che secondo lui avrebbe prodotto profitti eccezionali. Qual è stata la sua idea? La sua idea si basava sull'acquisto di alcuni coupon postali internazionali a basso costo in un paese e il loro scambio sarebbero stati scambiati con i francobolli negli Stati Uniti che avrebbero avuto un valore superiore. Sfruttando in questo modo le differenze ovviamente di cambio e Ponzi affermava di offrire ai suoi investitori un ritorno economico del 50% in 90 giorni. Ovviamente all'inizio entrarono in tanti, investendo molti, e inizialmente Ponzi riuscì a pagare tutti i rendimenti promessi. Man mano la realtà che aveva creato iniziò a crollare proprio perché non c'era
alcun prodotto vero e proprio, ma c'era soltanto un ticket d'ingresso anche elevato che pagavano coloro che entravano nello schema e quindi non riuscì a pagare tutti, venne arrestato e da lì prende il nome dello schema Ponzi. Oggi, come funziona questa truffa? Vediamo come si è evoluta, anche se la base resta la stessa sostanzialmente. Quindi è un modello economico di vendita con il quale vengono promessi forti guadagni ai primi investitori, a discapito di coloro che sono i nuovi, perché alla fine dello schema guadagnerà effettivamente solo chi è all'apice della piramide, chi è al vertice e non chi è stato successivamente reclutato. Possiamo dividere lo schema Ponzi infatti in tre fasi. Nella prima fase ci sono pochi promoter ai quali vengono promessi dei guadagni facili sostanzialmente e a voler vedere anche un po' strani, un po' troppo elevati. Vengono promesse infatti delle percentuali sulle vendite che sono molto allettanti, ma non sono giustificabili soprattutto in base ai prodotti che si vendono. In questa fase, diciamo, è la prima, regge, perché? Perché entrano pochi promoter. Chi sta al vertice quindi riesce a ripagare le somme versate da chi è entrato e da chi è entrato nello schema Ponzi. E qui non è molto semplice capire se sia uno schema legale o illegale. Cioè, dalla seconda fase è più intuibile, perché abbiamo una crescita esponenziale dei promoter. Le persone, infatti, ovviamente allettate dal poco. Scusate. Dal poco lavoro e dal facile guadagno entrano, investono e solitamente, scusatemi, pagano appunto un ticket d'ingresso, ma di fatto non c'è la presenza di un prodotto o vero e proprio. Ci si avvia quindi alla terza fase dove lo schema ormai è saturo. Dicevo, scusatemi, mi è andata di traverso la salita, dove lo schema è ormai saturo di promoter e si riesce a pagare solo coloro che sono al vertice della piramide. E quindi la struttura collassa in quanto coloro che sono sotto non si riescono più a pagare perché di fatto c'erano solo ticket d'ingresso e non prodotti veri e propri da vendere. È quindi evidente il danno che viene arrecato ai contribuenti. Scusatemi, stasera va così, mi dispiace tanto. I quali, sedotti da promesse e guadagni veloci, decidono di investire somme, magari anche elevate di denaro, e non hanno in realtà una possibilità alcun ritorno dell'investimento effettuato. L'obiettivo quindi non è quello di vendere bene o servizi, ma soltanto di far entrare nel proprio team, quindi nel proprio network marketing, nuove leve che andranno a pagare un vero e proprio ticket d'ingresso. Quale potrebbe essere il ticket d'ingresso? Non è detto che venga chiesta una vera e propria cifra, ma ci può essere l'obbligo di acquisto di materiale didattico o similare che non sia strettamente legato all'attività commerciale dell'azienda promotrice. Quindi mi chiedono di acquistare del materiale, ma che alla fine non mi serve per la vendita, o anche addirittura il pagamento di una somma di denaro proprio per entrare. O ci sono alcuni schema Ponzi che danno la possibilità di acquistare prodotti, ma senza accordare il diritto alla restituzione del prodotto, quindi ti obbligano ad acquistare un certo numero di prodotti, ma non c'è il cosiddetto diritto di recesso o rimborso del prezzo speso. Ecco, tutte le volte in cui ci viene domandato un investimento, che sia proprio solo un investimento monetario o un investimento in materiale che non sia giustificato, ecco lì, quelli sono dei campanelli d'allarme da valutare. Inoltre, un altro campanello d'allarme è soprattutto quando il multi-level marketing nel quale ci viene proposto di entrare è composto più da venditori che da consumatori. Quello è il campanello d'allarme per eccellenza, diciamo. Anche se qui voglio aprire una parentesi perché
Entrare in ogni caso in un sistema di network marketing non è mai del tutto gratuito. Cosa vuol dire? Vuol dire che può essere richiesto sì ai promoter l'acquisto di uno o più campioni di prodotto, di un kit, viene chiamato kit d'ingresso, che ci serve appunto per svolgere l'attività di vendita, ma deve essere una cosa dal costo non rilevante. Ecco, se invece inizia a diventare un ticket importante, allora a quel punto si è davanti a uno schema probabilmente illegale. Infatti, vediamo proprio, ho voluto riportare la normativa per farvi capire proprio come è chiara in tema di network marketing. Cosa prevede nello specifico la legge? Sono vietate le strutture di vendita nelle quali l'incentivo economico primario dei componenti della struttura si fonda sul mero reclutamento di nuovi soggetti e non anche sulla loro capacità di vendere o promuovere la vendita di beni o servizi in via diretta o attraverso altri componenti della struttura. Quindi vediamo che la normativa è proprio chiarissima, non si può sbagliare. Inoltre, sempre la legge aggiunge che è vietata l'organizzazione e la promozione di tutte quelle operazioni che promettono di avere un guadagno grazie al puro e semplice reclutamento di altre persone, in cui sostanzialmente c'è un diritto di recluta che si trasferisce all'infinito dietro un corrispettivo. Quindi con questa normativa è stato sostanzialmente posto un divieto a tutti quegli schemi piramidali che abbiamo appena visto, che garantiscono un vantaggio economico solo a chi è al vertice della medaglia. A cui abbiamo visto, diciamo, i campanelli di allarme negativi, vediamo anche quelli positivi. Cosa dobbiamo vedere? Cosa dobbiamo indagare nel network marketing nel quale decidiamo di entrare o ci viene proposto di entrare? Innanzitutto ci deve essere un numero più elevato di consumatori rispetto ai promotori. Infatti, nel caso in cui ci siamo di fronte a un network marketing con più promotori, ecco, si potrebbe essere davanti a uno schema illegale. Ancora, ci devono essere, dobbiamo testare anche per questo un network marketing che fa le cose fatte bene, i propri incaricati sono stati prima consumatori, proprio perché hanno testato i prodotti, si sono convinti, sono piaciuti, si sono trovati bene e decidono di venderli ad altre persone. E quindi dobbiamo assicurarci che ci siano prodotti fisici da vendere, che siano acquistabili da parte dei consumatori finali anche attraverso vari canali di distribuzione, perché ovviamente ci può essere sia la raccolta dell'ordinativo dell'incaricato porta a porta tramite un sito web vetrina o che rimanda sempre al sito dell'azienda, o ci sono proprio alcuni network marketing che hanno proprio dei negozi fisici dove andare a comprare i prodotti. E terzo campanello d'allarme positivo è l'organizzazione periodica di eventi e formazione gratuiti, proprio perché ovviamente l'intento della nostra azienda madre presso la quale lavoriamo è proprio quello di vendere più prodotti e allargare la propria rete. Per poterlo fare deve avere degli incaricati che siano formati e sappiano fare il loro lavoro. Per questo ci devono essere, in ogni network marketing ci sono eventi di formazione periodica gratuiti, dove tutti possono partecipare, tutti gli incaricati, coloro che fanno parte della struttura, senza dover pagare nulla. Poi ci possono essere anche eventi a pagamento, ma non devono essere assolutamente obbligatori. Deve essere lasciata libera scelta all'incaricato se parteciparvi o meno. Vediamo ora quali sono i vantaggi del network marketing, perché ovviamente se il network marketing è fatto bene ci sono anche dei vantaggi. Senza dubbio il primo vantaggio è la grande flessibilità, perché a differenza di molti lavori tradizionali, i venditori, non essendo dei dipendenti, possono lavorare smart working da casa, grazie a una connessione internet sostanzialmente, e in più possono lavorare in concomitanza, se non ci sono le incompatibilità, a un altro lavoro. Poi, se siamo in un network marketing ben strutturato, avremo un costante supporto e formazione. Questo ci porterà ad implementare le nostre vendite e conseguentemente
i nostri guadagni, perché verremo costantemente supportati dall'azienda di riferimento. E infine una crescita che può aumentare le nostre skills, le nostre capacità, che non siano soltanto legate al network marketing, ma anche proprio magari al nostro lavoro se operiamo in un settore simile. Perché, come vi dicevo, se il network marketing è fatto bene, io posso anche avvantaggiarmi di formazione gratuita che aumenta proprio le mie capacità sia relazionali che di vendita che di promozione di me stesso e dei prodotti che sto vendendo, insomma. Abbiamo finito le slide, abbiamo finito il webinar, diciamo, dal punto di vista delle slide. Adesso ho visto che sono arrivate tante domande. Prima di procedere con le domande, volevo darvi un consiglio: prima di avvicinarvi a qualsiasi azienda di network marketing, è importante proprio che guardiate tutti i campanelli d'allarme, positivi e negativi, perché è un'attività di vendita che può essere molto profittevole se ben fatta. Quindi è bene non guardarla, diciamo, sempre in modo negativo, perché a volte viene vista in modo negativo. Non è assolutamente così, perché ci sono tantissimi network marketing seri, la maggior parte. L'importante è nel momento in cui si decida di intraprendere un'attività del genere, assicurarsi che tutto sia fatto proprio in base alla normativa. Quindi valutare anche il contratto, la lettera di incarico che ci viene sottoposta, per vedere se abbia tutti i requisiti di legge anche in base al regolamento. E per questo, appunto, questo ve l'ho detto anche perché la sorpresa di questa sera che vi metto in chat, vi chiedo sempre se mi confermate che la vedete, poi vi arriverà eventualmente anche via mail, è proprio la nostra consulenza sul network marketing, dove andremo a valutare insieme se ci sono e quali sono campanelli d'allarme negativi e positivi nel network marketing a quale volete aderire. Quindi vi invito ad approfittare dell'offerta proprio perché valuteremo insieme se il network è legale o meno. Passiamo quindi alle domande. Io vado sempre lunga. Anzi, era qua quella delle domande, vado sempre lunga, ma gli argomenti sono, diciamo, devono essere spiegati bene. Ho visto che ne sono arrivate tante, cercherò di rispondere a più domande possibili. Intanto ho visto che Mirko mi ha detto che aveva capito la risposta alla domanda che mi aveva fatto precedentemente. Grazie a te, Mirko. Adesso c'è Marco. Ho visto che è arrivata una domanda di Marco che dice: come si distingue? Sì, forse è arrivata un po' prima, Marco, la domanda da uno schema Ponzi, il network marketing da uno schema Ponzi, dico, era arrivata un po' prima la domanda. Come vi dicevo, dobbiamo valutare i campanelli di allarme negativi e positivi, numero di incaricati, numero di consumatori, se ci viene chiesto un ticket d'ingresso. In tutti questi casi non è detto, ma potrebbe essere che siamo di fronte a uno schema piramidale illegale. Alberto ci fa una domanda simile: quali sono i campanelli d'allarme? Diciamo che ho risposto insieme a quella di Marco. Sono sostanzialmente ticket d'ingresso, non ci viene offerta formazione e ci sono anche provvigioni molto elevate e ingiustificate rispetto a ciò che stiamo promuovendo e vendendo. Anna ci chiede poi, è legale partecipare al network marketing? Assolutamente sì, Anna, è legale, a condizione ovviamente che il network marketing stesso sia legale, non c'è nulla di illegale nel partecipare, adesso è un giro un po' di parole, in un network marketing che sia assolutamente legale. L'importante appunto è valutare se ci sono campanelli d'allarme negativi o positivi. Vado un po' avanti per rispondere a più domande possibile perché purtroppo il tempo sta finendo a nostra disposizione. Christian ci chiede come proteggermi da uno schema Ponzi. Beh, innanzitutto la prima cosa da fare, Christian, se vuoi fare un'autonomia, è senza affidarti magari a un professionista che ti possa aiutare, è quello proprio di fare delle ricerche anche online sull'azienda nella quale vorresti entrare.
vedere anche se ci sono esperienze di altri incaricati, cercare le termini e condizioni di servizio dell'azienda, farti mandare la lettera di incarico per poterla valutare e vedere se appunto è conforme alla legge 173 o se ci possono essere delle ambiguità, insomma. Fabrizio poi ci chiede, devo avere qualche qualifica per partecipare a un network marketing? No, nel senso non devi avere una formazione da incaricato o da promoter. Come ti dicevo, può partecipare qualsiasi persona, a parte la capacità di agire, non vengono chieste altre qualifiche, diciamo, particolari. Carolina poi ci domanda quali sono i vantaggi di partecipare a un network? Vabbè, senza dubbio, come abbiamo visto, Carolina, la flessibilità lavorativa, la possibilità di svolgere il lavoro sostanzialmente in qualsiasi luogo e poi senza dubbio, secondo me, una parte fondamentale è proprio la formazione e anche il costruire relazione, si sta sempre a contatto con altre persone. Gabriel ci chiede poi quali sono i rischi del network marketing? Ovviamente quali sono? I rischi possono essere che si intraprende, come tutte le attività, un percorso con il quale poi magari non si è in linea proprio dal punto di vista, non dico di capacità, non si riesce perché tutte le attività possono andare bene come andare male, indipendentemente dalla volontà di chi le svolge. Si può essere si può avere più attitudine o meno, più capaci o anche più fortunati. Diciamo, rischi grossi non ce ne sono proprio perché un network marketing fatto bene non prevede investimenti iniziali se non un kit, ma ordini di 50-60 euro, siamo lì più o meno, poi dipende da network a network, ma non essendo chiesto un investimento iniziale, i rischi proprio, i costi da sostenere non ci sono sostanzialmente. Vado avanti con le domande. C'è Giorgio che ci chiede: posso partecipare al network se ho già un altro lavoro? Sì, come ti dicevo, Giorgio, l'importante è che non ci siano incompatibilità con il lavoro che fai, cioè se non svolgi, ad esempio, se non sei un dipendente pubblico ma un soggetto privato, assolutamente sì. Rispondo alle ultime domande perché purtroppo il tempo è volato come sempre. Alessia che ci chiede cosa fare per iniziare con il network. Quello che devi fare, Alessia, è sostanzialmente cercare delle aziende che fanno questo lavoro, aziende che siano serie, ce ne sono tantissime, e vedere anche magari aziende che vendano prodotti che tu puoi testare personalmente, appunto come consumatrice, che possono essere di tuo interesse. Una volta testati, proporre di diventare incaricata proprio. Rispondo quindi all'ultima domanda, Giacomo che ci domanda, posso partecipare a più network marketing? È una domanda questa, Giacomo. Allora, qual è il punto? Il punto è, dipende tu come vuoi partecipare a questi network marketing innanzitutto e in secondo luogo che regole hanno i network marketing. Perché se vuoi partecipare senza avere la partita IVA, quindi nel limite dei 5.000 euro netti, la vedo dura per il semplice fatto che partecipando a più network marketing potresti sforare questo limite e quindi saresti obbligato ad aprire la partita IVA. E in secondo luogo c'è da vedere proprio se il network marketing non preveda una clausola di esclusiva o di non concorrenza o proprio non preveda l'impossibilità di partecipare ad altri tipi di modelli, di altri modelli di business basati sullo stesso modello, ecco. Quindi devi andare a guardare sia il regolamento dell'azienda, ma anche proprio i guadagni potenziali per capire se non c'è incompatibilità o se non vai a sforare poi i limiti previsti dalla normativa. Purtroppo il tempo a nostra disposizione è terminato, vola sempre in fretta. Io vi ringrazio per le domande e per la partecipazione. Prima di salutarvi, vi invito ad iscrivervi all'area riservata dello studio Allievi per poter rivedere tutti i webinar fatti dallo studio, sia in ambito legale che fiscale, sia quello di stasera, quelli che faremo più avanti, che quelli che abbiamo fatto precedentemente.
l'area riservata, l'accesso è completamente gratuito e potrete scaricare anche tutti i materiali, quindi le slide che prepariamo ogni volta per ogni webinar. Vi invito poi a visitare anche il nostro sito www.studialibri.com, dove abbiamo in particolare un blog dove ogni giorno ci sono proprio articoli legati a temi come il network marketing o altri temi legali che trattiamo, come ad esempio GDPR, tutela del consumatore, oltre che tutte le tematiche fiscali, ovviamente. Io vi ringrazio ancora per la partecipazione. Mi scuso se ho fatto un po' di rumore per la tosse prima. Il webinar finisce qua, il webinar di stasera. Grazie mille, Mirko, buona serata. Vi ringrazio per aver partecipato. Ciao Alessio, ciao ciao Giacomo, ciao a tutti. E visto l'ora, vi auguro una buona cena. Alla prossima webinar.